Ciao a tutti, carissimi belli di casa, bentornati, benvenuti. Il vostro fomento grigio, il vostro Lollo, eccolo qui. Pronto, prontissimo, fomentato, fomentatissimo come ogni sera, come ogni giorno, signori. Ieri non ci sono stato, vabbè, l'avete visto dalle notifiche? Perché vi ricordo, mi raccomando, sto parlando con voi, signori. Le notifiche sono importantissime qui su Twitch, mi raccomando, altrimenti non sapete quando sono in live, anche perché questo periodo. Non si sa quando faccio le live, possono essere anche improvvise, calendario molto vago, potrei esserci ogni giorno, come potrei esserci un giorno sì, un giorno no, insomma dipende, da come mi va, sono sincero, dipende da come mi va, soprattutto da voi, da quanto anche afflusso, da quanta voglia c'è cioè, di vedere ciò che porto, la mia condivisione, questo è importantissimo, sapete la mia passione per il gaming a 360 gradi. Portiamo un po' di tutto, quello che al momento mi va di portare, come oggi, per esempio, ritorniamo a portare, come la scorsa settimana, il bellissimo Formula 1 Manager 2022, signori. Grandissimo gioco di Formula 1, lo sapete. Sapete quanto mi appassiona la Formula 1, come il calcio, come tanti altri sport. Gli sportivi mi piacciono molto. Però, non, ragazzi, non, importante è anche il nostro GTA 5 RP, il roleplay che stiamo facendo con Puzzolino, signori. Bellissima carriera con Puzzolino, carriera che sta lì, è veramente una carriera da infermiere, scusate, da medico, diciamo, parti da tirocinante per arrivare chissà dove. E domani, ragazzi, potremmo esserci nuovamente con una lezione di psicologia, la seconda, insomma, possiamo fare qualcosina, vediamo se l'armeria è aperta. Ancora devo prendere sto cavolo di porto d'armi, è incredibile. Però, domani vediamo di riuscire a farlo. Domani sera, magari alle 21. Vediamo, vediamo se riesco. Perché domani ho questa lezione, appunto, già programmata di psicologia. Però oggi, ragazzi, andiamo a Formula 1 Manager. Grosse novità, non mi sembra ci sono sulla Formula 1. Hanno presentato tutte le auto, già l'abbiamo detto la scorsa settimana. Auto be molto belle, livree molto, molto particolari. Come al solito, qualche novità, poca roba a livello tecnico. Molte auto sono rimaste le vetture dell'anno scorso. Però dovremmo vedere in pista se è cambiato qualcosa, soprattutto l'affidabilità della Ferrari. Quella è la cosa fondamentale, affidabilità Ferrari che è fondamentale proprio per lottare, per tentare di vincere questo mondiale dopo vari anni. Speriamo bene, ragazzi, con il nostro Frédéric Vasseur, il nostro nuovo team principal. Ma qui adesso andiamo a vedere il team principal, Lollo, il vostro fomento grigio. E andremo in Austria oggi. Intanto, ragazzi, metto l'audio perché sapete che lo tolgo sempre all'inizio. Così vi sentite tutti quanti gli effetti di un gioco che purtroppo è rimasto questo. Non hanno più sviluppato nient'altro, ragazzi. Non hanno fatto più patch aggiuntive. Non hanno migliorato quello che poteva essere veramente un gran gioco. Speriamo, ma non ci sono notizie. Speriamo che Formula 1 Manager 23 esca magari quest'estate, chissà, io lo spero tanto, ragazzi. Lo spero veramente tanto. Non so se la casa di sviluppo stia ovviamente lavorando su questo progetto. Dalle ultime notizie che avevano in mente altri progetti perché le vendite non erano andate come si prospettavano, come volevano. Per cui, ragazzi, non so, vedremo, 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 vedremo cosa succede. Allora, aspettiamo intanto i ragazzi qui su Twitch. Che saluto come al solito, adesso arriveranno qualcuno alla spicciolata come al solito. Saluto i ragazzi su YouTube, penso di caricare ancora i video su YouTube, non lo so ragazzi, anche lì ci sto pensando, però penso di sì, anche perché anche lì ragazzi c'è poco, poco fomento, poco fomento. Ultimamente è così, ultimamente è così, la gente fa altro, fa altro. Vabbè, fa niente. Comunque, ragazzi, io andrei subito in Austria. Allora, ci sono componenti nuove per entrambe le macchine. Ma soprattutto su Gasly abbiamo due componenti nuove che sono alettone posteriore e mi sembra il sottoscocca, ora non mi ricordo ragazzi, o il telaio addirittura. No, no, il telaio, scusate, il terzo telaio e un altro alettone posteriore, mentre il telaio lo abbiamo per Ocon, mentre dobbiamo ancora produrre il nuovo alettone. E, insomma, abbiamo fatto un buon assetto come al solito, l'ho fatto io. Faccio sempre io, non copio nulla da nessuno. Questo mi raccomando, è importante. Sono appassionato di Formula 1, quindi per questo motivo mi scervello per fare un buon assetto. Lo sapete, un bell'asset. E ora, ragazzi, io andrei subito a fare le prove, le qualifiche. Dopo delle prove libere,
interessanti, non entusiasmanti. Due piloti avranno le penalizzazioni, ora vi faccio vedere. Dovrebbe essere addirittura Hamilton, mi pare, o Russell o Hamilton, sempre una Mercedes, sta sempre in mezzo ai guai. Nella mia seconda stagione, vi ricordo, nella seconda stagione, che purtroppo per colpa dell'intelligenza artificiale solamente le prime 6, per un cambiamento di regola in corso d'opera, purtroppo non voluta da me ma voluta dagli altri, quindi dall'intelligenza artificiale, dagli altri team principal, solo le prime 6 vetture guadagnano punti, purtroppo. Quindi dobbiamo assolutamente posizionarci bene e poi fare la nostra gara. Allora, vi faccio vedere i risultati delle prove libere. Come detto, non era la Mercedes stavolta, è Verstappen che ha fatto danni, ha fatto un incidente nelle prove libere. Verstappen e Lando Norris hanno penalità. Nella prova libere 1, Gasly ed Esteban Ocon non hanno fatto granché, anche perché ho il motore quello usatissimo, per cui ragazzi, pure se spingevi, non è che andava molto bene. Siamo a metà stagione, la prossima, questa qua è l'Austria, la prossima andremo in Francia, potremmo essere penalizzati perché inizierò a fare quel piccolo trick, quell'aiutino, quel piccolo stratagemma, insomma, di prendere, di caricare più motori, più componenti che ci serviranno per il proseguo della stagione, per cui ragazzi avremo penalità a una gara, solamente una gara, e sarà la prossima. Qui adesso ragazzi speriamo bene, perché l'Austria mi piace, la macchina soprattutto di Gasly dovrebbe essere migliorata, però raga, non dico nulla perché ancora non è proprio al massimo. Ciao Gunta, benvenuto caro, stiamo iniziando adesso, sto iniziando con le qualifiche del nostro qui in Austria su Formula 1 Manager, speriamo bene. E volevo farvi vedere anche le prove libere 2. Come detto, penalità a Verstappen e Lando Norris. Gasly Ocon non benissimo, ma il motore, come detto, ho utilizzato quello più scarso che avevo, componenti ormai usurate. Però qui Gasly, ragazzi, ha fatto un gran tempo. Mi rincuora il fatto che Pierre Gasly, diciamo, nelle prove libere 3 ha fatto un bellissimo tempo, un 1.56. Anche meglio di Leclerc, spingendo molto. Speriamo bene. Anche con gomme rosse andiamo bene. Con gomme medie e hard, così così. Però vabbè ragazzi, questo potrebbe essere diverso in gara. Vedremo, ragazzi. Vedremo come al solito la gara. Sapete che la gara con i miei piloti è sempre un punto interrogativo. Può succedere di tutto. Allora ragazzi, continuiamo. Io andrei a fare a sto punto. Vi faccio vedere intanto. Guardate, sono riuscito a fare un assetto auto del 97% Gasly, 95% Ocon. Ovviamente partiamo con gomme rosse nuove, ovvio. Componenti, vi dico. Allora, telaio numero 3. Alettone anteriore numero 2. Alettone posteriore numero 3. Questi due, ragazzi, sono delle novità assolute che ho messo sulla macchina di Gasly. Quindi la proviamo. Poi, pance laterali 3, ma già era vecchio il progetto. Sottoscocca 2, sospensioni 2. Adesso andiamo a cambiare il motore. Ovviamente mettiamo il migliore che abbiamo, dovrebbe essere questo all'81. Questo qua l'82%, perché qua ci serve un po' di motore, siamo in Austria. Ok, poi Hertz dobbiamo mettere il migliore. La prossima ragazzi vado a prendermi un po' di penalità, la prossima gara, quando andiamo alle Castellet in Francia. E lì, intanto questo qua al 75% l'Hertz, perché andrò, come detto, a prendiamo penalità, perché andrò a prendere un po' di scatole del cambio nuove, un po' di hertz, un paio di hertz nuovi, anche tre, ma vediamo, poi qualche motore, insomma, farò le solite cose, i trick, quindi qualche aiutino dal gioco me lo prendo. Allora ragazzi, intanto questa qua, ragazzi, installiamo la scatola del cambio all'86%, questa era l'82, sì, perfetto, questa qua l'86 va benissimo. Quindi abbiamo un 82, 75, 86. Non è proprio perfetta la macchina, però speriamo bene, speriamo bene. Quindi poi andiamo invece su Esteban Ocon. Componenti. Come vedete lui ha solamente il telaio numero 3, le pance laterali numero 3, ma non ha l'alettone posteriore o anteriore numero 3. L'alettone anteriore numero 3, perché ancora deve essere prodotto. Ok? Sottoscocca, vabbè, sospensione ancora no. Poi ce l'avremo nella prossima... prossimamente, fra una ventina di giorni avremo le nuove sospensioni, mi pare.
Qua ragazzi andiamo a mettere, allora, installiamo il motore all'81%, questo a quant'è? No, scusate, installiamo questo all'82% come prima, come anche per il nostro Gasly facciamo la stessa cosa per Ocon, l'Hertz purtroppo ce l'abbiamo al 75%, e la scatola del cambio dovremmo avere questa all'85%. Sì, perché questa è l'82. Perfetto, 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 perfetto. Allora, aspettando, insomma, c'è Kunta, ma aspettando anche altri, magari, che vengono a trovarci. Andiamo avanti. Assetto auto, fiducia 95%, va bene. Piano diranno ok, come detto. Andiamo a fare le Q1, regà. Speriamo bene. Li mandiamo subito in pista. Sperem ben, come dice qualcuno al nord. Sperem ben. Ritorniamo in pista subito, va. Subito, subito. Vai, 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 grandi, vai. Non mi interessa questa schermata, grazie. Ritorno in pista pure tu e andiamo a fare le Q1, forza. Sperando come sempre di non trovare impeding. Questa è una delle piste che a me piace personalmente, nella realtà una delle piste che mi piace di più. Forse per l'ambiente fatto di tanti alberi in mezzo alla natura, insomma, a me piace, raga, a me piace proprio tanto. A me piace proprio tanto sta pista. L'ho sempre detto. Ok, vai. Vai, iniziamo. Conferma. E conferma pure per il nostro con. Vai ragazzi. Partiamo, andiamo con Gasly. Non c'è impeding, benissimo. Vai, primo settore, subito. Andiamo come guida il nostro Pierra. Questo è il grande rettilineo che c'è prima della frenata incredibile. Curva a destra, qui ci saranno tanti incidenti, tante problematiche per le vetture, speriamo bene. Allora, la temperatura è 39 gradi del tracciato, 23-24 gradi la temperatura dell'ambiente. Raga, non è proprio così caldo rispetto ad altre piste, ma è giusto perché siamo in Austria. Non è mai molto, molto calda. Bene così, buono. Buono questo, sembra buono questo giro di Gasly, ragazzi. Speriamo bene, come detto. Ha cambiato un po' i componenti. Bene, bene, bene Pierre, bene Pierre, bene Pierre, bene Pierre. E chiude con 1.04.3. Velocissimo Pierre Gasly, velocissimo Pierre Gasly. 1.4.5 per Ocon. Molto bene, ragazzi. Bella velocità. Adesso vediamo quella curva dove il terreno lungo mi ha fatto impazzire in assetto corsa. Ci credo, punta. Okay, ci credo. Quella è una curva incredibile. Perché devi frenare, arrivi velocissimo, hai una frenata incredibile. Quindi devi veramente... Yeah. Ok, raga, andiamo un po' più veloci. Beh, 1.04.3 mi sembra un buon tempo, ragazzi, un buon tempo. Per Gasly e anche per Ocon. Ciao Adri, eccolo, grande Adri, benvenuto caro. Come detto... Guanyu un secondo addirittura gli abbiamo dato. Bel giro secondo me. Io ragazzi riconfiguro con gomme usate, me ne frega niente. Poi gomme usate che stanno al 92%, ottime. Ottime veramente. Riconfiguriamo con gomme usate al 92%, ma assolutamente sì. Ma non credo di rimetterle in pista perché abbiamo... Bottas. 67 millesimi davanti a noi Bottas, ha fatto un gran giro Bottas, ma stiamo lì con Bottas, dai. Vediamo un po' che fanno adesso le Mercedes, vediamo che fanno tutti quanti, ragazzi, le Ferrari. Ferrari, io penso, vabbè, come sempre Ferrari e Red Bull. Austria, sì, Austria, Adri. A me piace tantissimo l'Austria, lo sapete, no, raga? La vinciamo? Adri, non lo so, io ho cambiato un po', Nel senso, guarda, siamo... Guarda la velocità della vettura. Un decimo e mezzo. Ragazzi, siamo ai livelli di Leclerc. Ai livelli di Hamilton. Insomma, siamo... Allora, come gara, ragazzi, siamo messi bene. La macchina è migliorata tanto, però Verstappen fa il giro. Eccolo là, ragazzi. Sainz e Verstappen fanno il giro. Fanno il giro. Noi siamo purtroppo settimi e decimi al momento. Questa la passiamo. È difficile, raga. Siamo a livelli di Russell, Bottas, ma ancora qualcosa dietro purtroppo. Guardate, tutti attaccati. Veramente è questione di un decimo, raga. Il predestinato. Grande Niccone. Grande Niccone, mitico Niccone. Benvenuto, caro.
Il predestinato, ragazzi, non ha fatto bene, ma forse c'era un po' di impeding. Però, raga, io penso che siamo safe. Per le Q2 siamo safe. Per cui non mando in pista nessuno. Sono sincero. È il grande Niccone. Grande Niccone. Domani, ragazzi, portiamo... Domani alle 21, ragazzi, vi riporto, forse, se penso di sì, GTA 5 RP, domani. Alle 21. C'ho la seconda lezione di psicologia, che può essere molto interessante, molto interessante. Quindi guardate, mi raccomando, domani. Sempre notifiche attive, ragazzi. È fondamentale che avete... Che ci fai qui? Vai a studiare il regolamento di GTA. Dice giustamente Kunta a Niccone. Niccone, vai a studiare. Mentre guardi il LOL lo studia. Perché se no non passi. Ragazzi, Gasly e Ocon sono safe, secondo me. Sì, nettamente. Poi c'è Duan, sì, siamo safe. Esatto. Tu guardi il LOL, lasci il LOL attivo sempre sul tuo schermo e poi studi. Studi il regolamento che devi entrare. Perché Kunta è entrato, ma dobbiamo ancora giocare insieme. Appena un po' di tempo giocheremo insieme. Ragazzi, c'è una novità che domani vi dico. Anzi, ve la dico adesso. Sono diventato infermiere. Da tirocinante a infermiere. Dai, mi hanno promosso. E quindi guadagno qualcosa in più. Adesso guadagnerò ancora di più. Mamma mia, signori, che robetta. Settore 3. Well done, mate. Great day. Settore 1. Hanno fatto danni. Hanno fatto danni, raga. Qualcuno ha bloccato le ruote. Bloccaggio di Alonso. Alla curva 2, ho fatto bene a non uscire. Ho fatto bene a non uscire, siamo safe. Ma è complicatissimo, c'è tante domande difficili. Niccone, lo so che è complicato. Perché whitelist, se no entrerebbero tantissima gente. Già ci sta tanta gente. Che comunque non segue il regolamento assolutamente, ve lo dico, raga. Tanto Verstappen primo, ma Verstappen ha penalità. Norris nono ha penalità. Ma solo a me si pianta. Cosa, Adri, cosa ti si pianta? La live no, non credo. Cosa ti si pianta, Adri? 5M? GTA? Di cosa parli, Adri? Fammi, spiegami. Tanto, ragazzi, siamo in Q... In Q2, eh? In Q2. Tanto Kunta dice che... Balla, mi dice di ballare, signori. E qui balliamo con Quadrato. Balliamo con Quadrato. Come sempre, il balletto migliore è quello di Quadrato. Valentina, Bottas, malefica, Valentina. Per festeggiare la promozione di infermiere. Ah, Kunta, sì. Domani comunque festeggeremo. Ho il camice diverso rispetto a quello verdino. Poi ve lo faccio vedere. Domani. Tanto Valentina, festeggiamo. Siamo infermieri, signori. Su GTA. Valentina. Pensiamo che è miseria, mannaggia la miseria. Per servirlo facendo un po' duro. Pensavo che è miseria, mannaggia la miseria. Mannaggia un bel servino facendo un cornuto. Giusto. La live di Twitch ti si pianta, Adri. Ma com'è possibile? No. Io la vedo benissimo qua pure sul secondo schermo. Pensa tu. Poi vabbè, ci sono problemi con Twitch, è sicuro. Boh, è nuvoloso, sarà quello. È nuvoloso. Ma che ne so, Adri? Non lo so. Fai un refresh in caso. Non lo so, è strano che ti si pianta. Qua è tutto a posto. Allora, ragazzi, andiamo avanti. Gomme nuove. Intanto ci siamo pure beccati... a me va, ok, perfetto. Allora, raga, fatemi capire qua, ok, abbiamo le qualifiche 2 e andiamo. Confermiamo, gestiamo le qualifiche 2. Radio check. Ritorna subito in pista. Radio check, ok. Ritorna subito in pista. Green light. Green hot. Semaforo verde, signori, semaforo verde. Uh,
dobbiamo fare un gran giro, raga. Dobbiamo arrivare in Q3, minimo in Q3 con entrambi i piloti, ma proprio minimo. Però non abbiamo il motore delle belle prestazioni, secondo me. Ah, fatemi ragionare. Fatemi vedere qua. Ok. Direi di mandare il nostro... Vai, confermiamolo. E vai. Confermiamo anche lui. Forza, regà. Vediamole così, va. C'è una macchina davanti. Attenzione all'impeding. Abbiamo Verstappen. Speriamo che ci fa passare, ragazzi. Buono, buono, non ci fa impeding. Bene così, insomma. No, lo dicevo, facevano veloce, veloce, un cavolo. A me hanno fatto veloce, Niccone. Ma gli stavo simpatico al tizio. Due, tre cazzate, due, tre battute, mi ha fatto tre domande e me ne sono andato. Ma velocissimo proprio. Ti giuro, 5 minuti ci ha messo. Forse 10, ma proprio così, è stato proprio veloce il mio colloquio. Veramente, raga. Ve lo devo far vedere, se no non ci credete. Andiamo un po' con, ragazzi, mi sei avuto impeding. Con Verstappen, vediamo. Tanto si stanno lanciando. Un altro testa coda. C'è stato un testa coda. Tanto 1-0-4-4 per Gasly. Uno 0 4 6. Bene il terzo settore per Ocon. Però ragazzi, abbiamo fatto punta 20 minuti. E che ne so, Niccone, che ti devo dire? È strano. 1-0-4-4. Ragazzi, un Oda, vabbè, 8 secondi. Ma mi sa hanno fatto testa coda. Hanno fatto testa coda. Quindi c'era un settore che non andava. Gasly. Ok, raga, io direi una cosa. Ma perché io ho dichiarato che non ho mai giocato in RP, per cui non ho voluto vedere se ero preparato. E io Kunta già ci avevo giocato. Quindi qualcosa sapevo. E qualcosa... in passato ci avevo giocato, ovviamente. Quindi se hai dichiarato quello, devono ti torchiano, ragazzi. Dite che avete un po' giocato. Cioè, ma tu questi trucchetti, ma io me li devo dire io? Ma che dovete dire? Sempre la verità? Ma che siete pazzi, siete? Ti credo che vi torchiano, mannaggia a voi. Ma dovete dare diretta a Lollo? Ma i consigli di Lollo ve l'ho detto all'inizio come dovevate fare. Non posso dirlo in diretta. Poi ve lo ridico. Ma no, poi se ne accorgono ed è peggio. Kunta, ma non ti preoccupare, non ti caccia nessuno. Tranquillo. Fidati di Lollo. Tu vieni a giocare con me e non ti preoccupare. E poi ti spiego tutto in 2 secondi e mezzo come funziona. Non ci vuole niente. È una cavolata, raga, è una cavolata. Fidatevi. Al 91%. Ah, raga, io andrei a mettere un'altra gomma usata per... Sì. Gomma usata. Per Gasly, gomma usata. Per Ocon, ragazzi, riconfiguro gomma nuova, mi sa. Ocon, mi sa, gli metto la gomma nuova. Voglio riprovarlo, Ocon, va. Perché non mi fido. Ok. Vediamo, perché in teoria ci abbiamo... Magnussen e Alonso dovrebbero stare dietro. Vediamo. Tsunoda dovrebbe stare dietro comunque. Vettel dovrebbe stare dietro. Ricciardo dovrebbe stare dietro. Alonso si è messo davanti a Ocon. Lo vedete? Astarda Alonso. No, ma dico, durante il colloquio io riesco sempre a dire la verità. Vabbè, punto. Ognuno poi è fatto a modo suo. Hai fatto, se vuoi dire la verità, hai fatto bene. Ma io l'ho detta la verità comunque durante il colloquio. E infatti io ho risposto facilmente alle domande, perché erano domande facili. Ma poi non ti preoccupare, poi te lo rileggi se te lo scordi. Poi se le persone si accorgono che dici balle è peggio. Non lo so, Kunta, fai tu. Però è difficile passarlo. Tanto Bottas allarga la traiettoria, regà. Bottas allarga la traiettoria. Quindi questa gli è andata male. Gasly e Ocon sta a rischio. Gasly secondo me è safe. Per me Gasly è safe. Ma infatti hanno capito la situazione, su alcune cose hanno sorvolato. Ma sì, glielo dicono proprio. Chi sta a capo del server gli dice comunque: fate entrare i ragazzi, fate entrare la gente, perché altrimenti... non si riempie il server. Loro vogliono che si riempie il server, capito?
questo è importante, regà. Pensate sempre a livello anche economico, perché tu gli puoi portare dei soldi, potresti essere un donatore, potresti comprare delle cose tramite bit, ovvero tramite soldi veri, per cui non lo possono sapere loro. Magari non essendo un ragazzino, poi giustamente puoi avere i soldi da parte, no? Molti ragazzini non hanno una lira perché sono ragazzi, sono studenti, è normale che sia così. Mentre uno adulto gli può portare soldi. Quindi attenzione. Raga, adesso ritorniamo in pista per la Q2. Appena possibile, appena entrano tutti, entriamo pure noi. Vai, ritorniamo in pista. Ritorniamo in pista. Che è successo? Oh! Per un momento era diventato nero. Ho visto, signori, ho visto nero. Ma che siete matti? Mamma mia, raga, che paura. Che paura sta cosa. L'importante è vedere che uno le idee a grandi linee ce le ha. Sì, esatto. Allora, adesso fatemi concentrare, raga. Questo è importante, eh. Andiamo con gomma usata. Ok, vai. Parti. Vai. Parti. Forza. Concentriamoci su due francesini. Sì, esatto. Concentriamoci. Più che altro Gasly a gomma usata, eh. Mentre Ocon a gomma nuova. Però ragazzi, non migliorano. Non migliorano. Nessuno dei due migliora. Ma nemmeno Ocon ha migliorato. Ocon è sul filo, guardate, è sul filo. E Leclerc sicuramente lo passa. Aia, ragazzi, mi sa che non si qualifica Ocon, lo sapete? Ho paura che Ocon non si qualifichi per la Q3. Buonasera Windows, buonasera caro, benvenuto, bentornato. Migliora il secondo intertempo, migliora pure. Non è partito il beat, lo so, alcuni a volte non parte quello, non so perché Nicolò, lo devo verificare. Lo so, quello là a volte non parte, però di solito sì. Andiamo un po'. Bene Gasly che migliora. Ocon migliora, ragazzi. Però purtroppo rimane ancora dietro a Bottas. Aia. Qua rischiamo, raga. Qua rischiamo tantissimo. Perché Leclerc potrebbe fare il giro. Ai. Fuori Ocon. Hai sentito la bella notizia? Penso tu la sappia. Dimmi, Windows, quale notizia? No, non ho sentito notizie al momento, dimmi. Parli di Formula 1 Manager? Dimmi tutto, non ho sentito purtroppo. Perché sto periodo sto facendo anche l'RP, quindi non ho sentito. Ragazzi, parte undicesimo con Gasly in Q3 o con undicesimo. C'è un modo per cambiare squadra e funziona. Ma veramente, Windows? Non la sapevo, Windows, dimmelo! Ma dai, sì, assurdo. No, dimmelo Windows. Questa è una cosa fondamentale. Facilissimo. Se puoi spiegarlo al volo, ci dai una mano a tutti coloro appassionati di Formula 1 Manager. Se ti va. Lo sento volentieri, prima di fare le Q3 con coso. A campionato in corso. Ma aspetta, ti fai scegliere da qualcuno o la cambi te come te pare? Così? Riparti con una nuova carriera? No. Devi scaricare un paio di programmi. Ah, ok. E allora mi devo leggere qualche link. Mi devo andare a vedere qualche cosa come si fa. Windows, devo andare a vedere. Non la sapevo sta cosa. Poi me la devo studiare. Non è facilissima. Intanto benissimo Sergio Perez, in queste Q2. La cambi te come ti pare e continua il campionato ma in un'altra squadra. Ottimo Windows, ottimo, mi piace questa cosa. Grazie che ci hai detto, poi me la vado a cercare. Se c'è il link puoi postarlo tranquillamente qua, eh. Altrimenti se vuoi venire su Telegram, siamo su Telegram, così condividi con gli altri anche questa notizia. Oppure come ti pare. È uno youtuber però. Vabbè, che ce frega Windows, va bene uguale. Che me frega? Sei uno che mi spiega le cose, un youtuber bravo, ben venga.
ci mancherebbe che non possano andarlo a vedere tranquillamente, ragazzi. Ah, io vabbè, io anche stimo alcuni youtuber che portano Formula 1 Manager, che portano comunque giochi di macchine, per cui non c'è problema, assolutamente. Allora, comunque, ragazzi, Q3 per Gasly, Ocon purtroppo per pochi millesimi, per 60 millesimi, sta fuori dalle dalla Q3, purtroppo. Va bene, andiamo a fare la Q3 intanto, mentre Windows ci dice andiamo a fare la Q3. Solo con il nostro Pierino Gaslino. Pierino Gaslino. Lui partirà... partirà decimo. Perché mi sembra che c'è Lando Norris che abbia una penalità. E anche Verstappen ha penalità. Per cui, comunque sia, Ocon partirà decimo, ragazzi. Già si vede da qua. Ok, perfetto, Windows, perfetto. Perfetto, me lo vado un attimo a cliccare, aspetta. Ah, Maxander! Ma lo conosco! Ma lo conosco, Xander! Io già l'ho fatto! Maxander! Ma calcola che Xander lo conosco da tempo in memore, quando aveva un piccolissimo canale, e addirittura, cioè, un ragazzo che conosco benissimo, un romano come me. Vai, vai, tranquillo. Sta anche qua su Twitch, vai, 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 tranquillissimi, regà. Andate a trovare Xander pure. È un bravissimo ragazzo, molto bravo sui giochi, molto bravo sui giochi di macchine, ma proprio bravo anche a guidare. Cioè, quando faceva le carriere lui le faceva al 100%, cioè la faceva la carriera su Formula 1, Arcade 22 la faceva completa, la gara completa, non so come faceva, io sarei morto. È veramente bravo, senza aiuti, molto bravo, anch'io lo seguo un po', Xander. Sì, Xander è bravo, regà. Ora sta facendo poco su Twitch, però sta un po' più su YouTube. Se volete andare su YouTube, fa sempre video. Andatelo a trovare. Bravo, bravo. Mi sta simpatico, sì, sì. Ho detto, io conosco qualcuno che fa come Nu89, raga. Beh, Nu è un mito. Simpaticissimo, insomma, un mito. Insomma, questi sono persone che conosco, che mi piacciono. Allora, raga, bando alle ciancine. Bando alle ciancine. Andiamo a fare le qualifiche, forza, Q3. Q3 con Gasly, vai. Ritorno in pista, che radio c'è? Che ritorno in pista e state zitto. Lascia la Ferrari. Ma perché mi fa la... Perché mi dà questa schermata nera? Perché? Mi fa paura sta schermata nera improvvisa. Vai, prendiamo la scia della Ferrari, dai. Prendiamo la scia della Ferrari, signori. Poi se ci stufiamo, carissimo Windows, se ci stufiamo... Ce ne andiamo via dalla... Però, ragazzi, sto facendo troppo bene all'Alfa Tauri. La sto veramente... La macchina è veloce, eh. Ragazzi, è veloce, fidatevi. No! Mannaggia a me che parlo! Sono un coglione! Sono un coglione, proprio! Sono partito in ritardo, ragazzi. Mannaggia... Mannaggia Lollo. Niente, ragazzi. Sono partito un po' in ritardo con la... Con la prima zona di... Primo intertempo. Stavo chiacchierando, stavo pensando. Mannaggia quando metto per 4. Vabbè, dai, siamo partiti col giro lanciato, speriamo bene. Ovviamente la Ferrari superiore, ragazzi, ha fatto fucsia. Fucsia la Ferrari, non so se è Leclerc. Non so se è Leclerc. Vediamo un po' se è Leclerc. Sì, è Leclerc. Leclerc è davanti a noi. Amici Leclerc e Gasly. Però prendigli la scia, Pierino. Prendigli la scia, cazzo. Siamo in Austria, forza. Forza, Pierino. A me piace tantissimo poi questa pista, la adoro. Una delle piste che mi piace di più, ma non riusciamo a... Fucsia, secondo settore. Ragazzi. Tanta roba. Un decimo. Da Leclerc, signori. Ma tanta roba. Tanta roba. Tanta roba questo. Ragazzi, 1,3. 1,30. Un decimo e 30 da Leclerc. Ma quanto siamo andati forti. Ma quanto siamo andati forti su questo giro. Attenzione. Attenzione a Pierino Gasly, che nelle Q3 ci fa vedere tutto il suo potenziale.
tutto il suo potenziale, ragazzi. Vai, mettiamo gomma nuova. Potenziale, signori. Che potenziale. Tanta robetta, signori. Norris dietro, Bottas dietro. Attenzione. Perez va. Ragazzi, oggi Perez sta in formissima. Verstappen ha penalità, per cui non vi preoccupate. Hamilton. Guarda che giro che ha fatto Hamilton. Bottas, Alonso dietro. Ora vediamo Sainz e Verstappen, regà. Ma qui 0-13 è tanto, conta che un giro è un minuto scarso. Sì, vabbè, lo so, Adri. Hai ragione anche te, però non è male, dai. Allora, ragazzi, Gasly settimo. Purtroppo davanti a noi ci abbiamo gente forte. Oggi, ragazzi, le Mercedes stanno bene. Verstappen ha penalità, per cui potremmo partire comunque in terza fila, attenzione. Potremmo partire in terza fila. La seconda fila sarebbe un sogno oggi. Speriamo bene. Seconda fila è un sogno. Le Red Bull qui volano come al solito. Sì, le Red Bull volano. Però Adri ha penalità Verstappen. L'ho detto all'inizio della live perché ha fatto un incidente nelle prove libere. Prove libere dove vi posso garantire che sia Gasly che Ocon hanno fatto tante uscite, ragazzi. Purtroppo, per fortuna, solamente delle uscite senza toccare o rovinare la macchina. A muro, non sono mai andati a muro. Però, attenzione. Però attenzione, raga. Aspetta, vai, partite, vai, parti. Sta schermata nera, non la capisco. Comunque, va bene. Andiamo con Pierre. Adesso fatemi concentrare, che qua è fondamentale. Metto per 4, poi tra poco lo metto per 2. Siamo dietro a Russell. Prendiamo la scia di Russell oggi. Speriamo bene. Ok. Ok, qui mi vai per 1, grazie. Vai. Conferma. Forza. E Red Bull qui 7 piloti in 3 decimi. Esatto, punta. Esatto, 7 piloti in 3 decimi. Ragazzi, lo vediamo così. Intanto vi metto il miglior giro è questo qua, lo vedete qua se miglioriamo qualcuno. Gomma nuova. Non miglioriamo niente, ragazzi. Il primo settore pensavo fosse interessante. La gara sarà apertissima, punta. Però, ragazzi, primo settore non miglioriamo. Il secondo, invece, abbiamo un'ottima Alfa Tauri. Terzo settore, medio. Diciamo, il nostro miglior settore è il secondo. Vediamo se miglioriamo. Vediamo se miglioriamo. Se non miglioriamo, abbiamo fatto un giro eccezionale prima. Secondo settore, miglioriamo. Guardate, miglioriamo il secondo settore. Ormai Lollo lo sa, la conosce la macchina. Terzo settore, se miglioriamo il terzo settore di un decimo sarebbe ottimo. Però, vediamo. Terzo settore, arriviamo in fondo a rettilineo. Vediamo un po' se miglioriamo. Non miglioriamo, ragazzi, non miglioriamo. Non miglioriamo, purtroppo. Ma Bottas rimane dietro a noi, per fortuna. Dobbiamo stare attenti a Norris, ma ha penalità Norris, ve lo ricordo. Perez pole position. Secondo Verstappen con penalità. Terzo Sainz, quarto Leclerc, quinto Hamilton, sesto Russell, settimo il nostro Gasly, ottavo Bottas, nono Norris, decimo Alonso. Ragazzi, Perez in pole position. Come detto, Verstappen sarà dietro, quindi Ocon partirà decimo, Gasly dovrebbe partire sesto. Ok? Dovrebbe essere così. Allora, vediamo un po', continuiamo. Andiamo a fare un po' l'assetto per la gara, va? È il giorno della gara, le squadre. Dai, è il giorno per la gara, della gara, forza! Pierino Gasly, ragazzi, ha due componenti nuovi, ve lo ricordo. Telaio, il terzo, e alettone anteriore, il terzo. Però che non ci sia il gap che hai dai tuoi miglior giro mi disturba assai. Che non c'è il gap dal tuo miglior giro, lo so, Gunta, lo so. Hai ragione. Quello è un pochino lo rovina il gioco. Però, vabbè, ragazzi, io spero, ma l'ho detto all'inizio live, purtroppo non ci sono novità, non ci sono notizie. Penso che la casa di sviluppo di Formula 1 Manager non stia lavorando per la prossima edizione, un po' come Football Manager. Purtroppo non ci sta lavorando, da quello che so. E questo è un problema, raga.
Io non ho saputo notizie in merito, per cui mi preoccupa. Allora, facciamo la strategia, va? Facciamo la strategia. Allora, strategia, partiamo con... possiamo fare o una media hard. Media hard mi sembra la migliore. Sì, ragazzi, media hard è la migliore. Media hard. Per entrambe le macchine. Facciamo così. Potremmo anche fare così e spingere. Vediamo un po' di fare una cosa del genere. Lollo le sa, guardate. Se spingiamo un po', soprattutto il secondo stint, ragazzi, ci arriviamo perfetti con le hard. Vai, fatta. Vedete, ragazzi, sto spingendo con l'obiettivo. Vedete? Ho fatto aggressivo. Qui lo facciamo normale. E arriviamo benissimo, andando a migliorare ancora il tempo. Quindi aggiorna la strategia. E facciamo la stessa strategia per Ocon, eh? Non cambia niente con Ocon. Per forza questa pure per Ocon, perché la rossa ce l'ha 100%. Devi vedere una cosa. Rossa. Attenzione. Attenzione, potremmo fare questa. Rossa iniziale con Ocon perché ce l'ha nuova. E poi hard. Mamma mia, regà. Ho fatto un'altra bella strategia diversa per il nostro Esteban. Perfetta. Non spingendo. Aggiorniamo questa, perfetta. Migliore sicuramente dell'altra. Sì. Vai, ho migliorato. Ma che testa c'ho? Perché c'è la gomma nuova al 100% Ocon. Non avendo fatto la Q3. E quindi che facciamo? Partiamo a bomba per superare qualcuno. Perché partiamo decimi. E quindi partiamo con la rossa. E poi andiamo di hard. Quindi una sosta sola, dai. Ci sta. Però, come al solito, andiamo a carburante, metto un giro in più. Fidatevi. Mettiamo un giro in più anche di qua. Opzioni pilota, ovviamente, consumo carburante al massimo. E qua facciamo sorpasso. Appena arriviamo in gara facciamo sta cosa. Opzione pilota subito qua. Consumo carburante al massimo. Qua sorpasso e via, ragazzi, siamo pronti. Quindi media hard per Gasly, visto che è una gomma nuova rossa. E invece rossa hard per il nostro Con. Speriamo bene, signori. Abbiamo la gara e che la fortuna sia con noi. Speriamo che i nostri piloti non fanno cazzate come hanno fatto nelle ultime gare, eh? Questo è importante. Allora, vai, andiamo. Sono tutti ad una sosta, eh? Qui in Austria, ovviamente. Ecco, immagino, ipotizzo, tutti ad una sosta fanno. Un cielo per lo più sereno. Ecco qui Pierre Gasly. Partendo ecco qui Pierre Gasly. Ah, ragazzi, dovremmo essere partiti. Ok, ecco che i semafori. Semafori rossi si accendono, si spengono i semafori e partono. Dai che la vinciamo, magari. Ecco che partiamo, ragazzi. Tentiamo subito il sorpasso alla Mercedes. L'interno nel primo. Bella la prima curva, ottimo Pierre. Si sta prendendo la posizione su Russell. Posizione presa su Russell. L'Alfa Tauri passa avanti. E Ocon guadagna due posizioni. Gasly quinto, signori. E va ad attaccare alla grandissima. Va ad attaccare Hamilton. Ter Lewis. Ma che inizio! Che inizio, signori! Di Pierre Gasly! Come è andato Pierre? Macchina pesante! Ma si difende da Russell! Prova! Ancora Pierre! Prova Pierre! Bel lavoro! E Ocon settimo su Bottas, con gomma rossa! Che gara sta facendo il nostro Ocon! Settimo!
attaccato anche a Russell. Intanto guardate come ci prova, guardate come gli chiude la porta Sir Lewis Hamilton. Ma grande Pierre Gasly, ragazzi, grande Pierre. Tanto Hamilton sta perdendo il DRS tra un po'. Vai, 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 Pierre. Mamma mia, che accelerazione! Mamma mia, Gasly! Mamma mia, Gasly! E va a sorpassare! Va a sorpassare Hamilton! Siamo quarti! Siamo quarti, signori! Diamo un po' di potenza a Gasly! Diamo un po' di potenza a Gasly! Andiamo sotto il DRS! Un po' di potenza a Gasly, signori! Andiamo ad attaccare le Ferrari! Forza! Andiamo su Sainz! Che inizio di gara! Che inizio di gara prepotente! Inizio di gara prepotente per la nostra Alfa Tauri! Grande passo, grande ritmo neutro, vai! Che ritmo! Che ritmo, signori! Stiamo dando quasi un secondo ad Hamilton! Che ritmo, signori! Intanto Ocon dietro a Russell, attaccato, attaccatissimo! DRS is enabled. Ok, DRS è abilitato, vai! Intanto abbiamo dato un secondo ad Hamilton! Mamma mia! Mitico, mitico Pierre! Non riesce a stare, se riesce a stare con quelli davanti, ragazzi, è tanta roba! Dobbiamo stare attaccati a Sainz e Leclerc e anche a Perez. Verstappen, come dietro, sta dodicesimo, Verstappen, Norris decimo, il nostro Con settimo, attaccato a Russell. Stato Bottas molto dietro. Molto bene, raga. Molto bene, c'è Ocon che sta lottando con le Mercedes. Ma grandissimo inizio, Mercedes in difficoltà. Grande inizio. Veramente un grande inizio. Stato attaccati a Sainz. Attaccati a Sainz. Anche Ocon attaccato a Russell. Gara molto lunga, siamo appena al terzo giro di 71. Le gomme stanno benissimo. E noi ci proveremo, ragazzi. Lo sapete che ci proveremo fino alla fine. Intanto ci prova. Ci prova Ocon. Ci sta provando su Russell. Mitico. Grande Pierre, grande Pierre. Attaccato Pierre a Sainz. Un Pierre Gasly veramente forte oggi. Macchina migliorata, come detto. Macchina migliorata, il telaio ottimo. Sta veramente reagendo bene. L'alettone sta reagendo benissimo. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, ragazzi. Attaccatissimo a Sainz. Intanto Hamilton sorpassa Russell. Lotta fra le due Mercedes insieme ad Ocon. Le vedo là dietro che stanno lottando. Bottas a 2 secondi, addirittura Hamilton 2 secondi e 3, ragazzi. Che inizio, strabiliante. Abbiamo un ritmo magnifico, ritmo magnifico, ritmo magnifico per la nostra Alfa Tauri. È fomentatoria sta gara, speriamo bene. In 4 se ne vanno al momento, in 4 se ne vanno. Mi tengo un po' di Hertz per dopo. Stanno facendo gioco di squadra intanto Russell ed Hamilton. Ocon non riesce a sopravanzare i due. Vediamo un po' se riesce adesso Ocon. Forse Ocon riesce, ragazzi. Ocon attaccatissimo. Ocon super Hamilton. Ocon super Hamilton, raga. Si è fatto superare nuovamente da Hamilton. Vabbè, siamo attaccati comunque. Bella gara, bellissima gara. Primi 5 giri ottimi. E vado un po' più veloce, raga. Siamo attaccati, ma andiamo un po' più veloci. Mamma mia, che gara, raga. Che gara. Che fomento questa Alfa Tauri. Che fomento questa Alfa Tauri. Intanto Sainz tenta di sorpassare Leclerc. Ma Gasly sta lì, pronto a prendersi la posizione. Pierre Gasly, guardate. Come anche Ocon. Lotta fra Ferrari e Mercedes. Noi ne approfittiamo, chissà. Questa è una gara da guardare tutta, ragazzi. Questa è una gara che può succedere veramente di tutto. Un ottimo Pierre fino adesso. Primi 6 giri.
2 secondi e mezzo da Russell. Molto bene. Rimaniamo attaccati, signori. Rimaniamo attaccati. Vediamo un po' che gomme hanno gli altri, così ve le faccio vedere. Ragazzi, Hamilton è partito con le hard. Ecco qual è il problema. Anche Leclerc e Sainz con le hard. Attenzione, allora. Allora, attenzione. Allora ecco perché riusciamo a tenere. Gasly un secondo? Com'è possibile che Gasly sta un secondo da... Ah no, intervallo? Ok, no, infatti. Ecco perché, raga, c'era un motivo. C'hanno gomme hard. Era questo il motivo. A parte che se stiamo anche dando su di motore, perché col carburante, come vedete, sto al massimo. Però era quello il motivo, vero? E allora dopo sarà difficile tenerla la posizione. Dobbiamo passare adesso. Vediamo un po' di fare un sorpassino. Vediamo un po' se riusciamo. No. Batteria scarica. Porca miseria. No, ho sbagliato. Facciamo un po' di accumulo, regà. Ho sbagliato qua. Nuovo giro veloce per Gasly, intanto. Nuovo giro veloce per Gasly, regà. Nuovo giro veloce per Pierino Gasly, ragazzi. Molto importante questo giro veloce. Devo ridare un'altra volta neutro. Sennò stacchiamo troppo. Si è staccato Gasly. Si è staccato Gasly, ragazzi. Voglio fare un sorpasso con Ocon. Vediamo un po' se riesce a fare Ocon un sorpasso. Dobbiamo sorpassare i due davanti, raga. Gasly rischia il DRS. Ocon attaccato a Russell. Speriamo bene, gara difficile. Gasly, ragazzi, sta lontano adesso. Sta lontano. Un secondo e uno, attenzione. Un secondo e due. Abbiamo perso il ritmo. Porca miseria, mannaggia che ho fatto quella cavolata. Ho fatto una cavolata, ragazzi. Abbiamo perso il ritmo, non siamo più attaccati ai primi tre. Porca miseria. Vediamo se recuperiamo, ma è difficile adesso. Attenzione, un secondo però. Attenzione. Forse la lotta per la battaglia fra i primi tre potrebbe avvantaggiarci. Intanto se la stanno giocando sempre Hamilton, Russell e Ocon, ci stanno facendo perdere un sacco di tempo. Gasly 1 e 2, raga. Abbiamo perso il treno là davanti, speriamo di riprenderlo. 1 e 2, andiamo un po' più veloci, va. 1 e 2, 1 e 3. Aia. Se questi spingono se ne vanno, ve lo dico. Gasly è purtroppo 1 e mezzo. Intanto Ocon è sempre lì attaccato, ma non riesce a sorpassarli. 1 e mezzo, ragazzi, non so che fare. 1,8 è troppo distacco adesso. 2 secondi. Abbiamo perso la scia. Ho sbagliato in quel momento. Che volevo tentare il sorpasso. Ho perso l'Hertz. Non ho più recuperato. E abbiamo perso recuperando l'Hertz. E vabbè, succede. Succede. Ora, ragazzi, però vorrei un po' tenermi. Facciamo equilibrata. Voglio un po' tenermi il motore per dopo. Vediamo che succede. Qua poi possiamo spingere un po' con la gomma tra un po', Quello che sta volando è Verstappen, lo sto tenendo d'occhio. Sì, sta volando Verstappen. Sta volando perché era dodicesimo, ma Verstappen c'ha una macchina enorme rispetto agli altri. Ma il problema è Gasly, che ha perso qui il ritmo, regà.
ha perso tantissimo, guarda. Non riesco più a stare dietro. Hamilton ci stanno arrivando da dietro pure, 2-6, vabbè. Peccato. E ora dobbiamo solo sperare. Ora dobbiamo solamente sperare che... che Perez, Leclerc e Sainz facciano qualche errore. Per recuperare almeno il podio. Il podio sarebbe un miracolo, eh. Siamo partiti sesti o settimi, quindi... mi ricordo se sesti o settimi. Sesti siamo partiti. Settore 1. Settore 1. Che è successo? C'è stato un bloccaggio qui. Bloccaggio di Bottas. Bloccaggio di Bottas. E Verstappen ne approfitta. Verstappen nono, ragazzi. Attaccato a Norris. Verstappen sta arrivando come un... come dice Windows, sta arrivando come una bestia. Gasly ha perso totalmente, ragazzi. 4 secondi. 4 secondi di Gasly. Peccato. Peccato. Non so quanto potevamo tenere quel ritmo, anche se stavamo attaccati. Sinceramente, certo, il DRS era importante, però non so quanto potevamo tenere, perché dopo un po' dovevamo per forza recuperare il motore. Un po' di carburante e motore. Per cui, secondo me, non lo so. Comunque Ocon sta veramente facendo un ottimo lavoro sulle gomme, eh. Anche rispetto al nostro Gasly. Guardate Ocon. Gran lavoro, 67% e c'ha le rosse nuove. E tra un po' facciamo spingere un po' anche Gasly con le gomme. 5 secondi, raga, sono andati quelli davanti, malefici. 16 giri di 71, ragazzi. C'è una pista breve, lo sappiamo, molto breve, corta come pista, però molto veloce e... purtroppo il DRS sta aiutando anche Russell Hamilton a recuperarci, eh. Gasly quarto è comunque una buona posizione. Comunque una buona posizione, ma speravo in qualcosa di importante oggi. Settore 1. Nuovamente settore 1, ragazzi. Che è successo? Bloccaggio di Guan Yu Zhou. Oggi, ragazzi, fanno bloccaggio Guan Yu Zhou e al momento Bottas. Due bloccaggi ci sono stati. Niente, è andato, Gasly è andato. Perso troppo ritmo. Stanno recuperando da dietro addirittura. Solo 2 secondi adesso. 1.8. Rischia tanto Gasly, ragazzi. Senza DRS rischia tanto Gasly. Male Gasly. Ha perso il ritmo completamente. Ma che c'ha Gasly? Ma che c'ha sta macchina? Mercedes che erano partite molto lente. Bene comunque Ocon che è rimasto attaccato a sto treno con gomma rossa. Però ragazzi, io mi aspettavo qualcosa di meglio. Gasly pensavo potesse veramente rimanere con quei primi. All'improvviso si è staccato. Sono arrivati, ragazzi, sono arrivati. Sono arrivati Russell Hamilton, sono arrivati. E anche Ocon. Verstappen sta a 4 secondi e 4, regà. Pure Verstappen pericolosissimo. La vedo negativa, purtroppo. Questa gara la vedo negativa, mi sa. Signori cari. Gara negativa. Partita bene. All'improvviso si è afflosciata la macchina. Ha perso il ritmo con i primi tre Gasly ed è finita. Ora ragazzi aumentiamo un po' con le gomme però, eh. Direi di aumentare un po' con le gomme, sì. Soprattutto il nostro Ocon. Tentiamo un po' di aumentare Ocon, va, aggressivo. E anche un po' col motore, va, proviamo. Vediamo un po' se Ocon riesce a fare qualcosa di importante. Così difende un pochino il compagno di squadra, vediamo se riesce, eh. E niente, sono arrivati, Hamilton è arrivato, eh. Tentiamo di dare un po' di sprint pure a coso qua. Tentiamo, ma... regà. Purtroppo...
stanno arrivando veramente forti. Ma nelle Mercedes fortissime. Il DRS ci ha fregato. Guardate, ha perso la posizione. Incredibile Gasly da Hamilton. Ha perso la posizione. Non ci credo. Una posizione conquistata dalla Mercedes. Hamilton on fire. Hamilton on fire. Aveva un bel passo Hamilton, eh. Vediamo se riusciamo a ricontrosorpassare. Controsorpasso che prova Gasly. Molto bene, Pierre. Ci prova Pierre, ci prova pure Ocon. E Ocon l'ha sorpassato. Come Pioli. Insomma. Come Pioli adesso. No, ragazzi, più che altro Ocon ha sorpassato Russell. Questo è importante. Ok, ingresso finestra sosta, va bene, no? Lo sappiamo. Ok, spingiamo con le gomme, spingiamo con tutto. Qua, ragazzi, spingiamo fino a un certo punto. Qua, ragazzi, dobbiamo fare equilibrata. Bene, 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 qui ci prova. Vediamo la trazione incredibile della nostra Alfa Tauri, ma la Mercedes è meglio. Mercedes migliore. Gasly Ocon se la stanno giocando, raga. Li lascio andare. Quinta e sesta, ragazzi, vi ricordo che sono punti. Quinta e sesta posizione. Ma se ne sta andando Hamilton. Se ne sta andando Hamilton. Ragazzi, Hamilton veramente forte. Settore 2. Si direbbe un testacoda. Testacoda di Vettel. Ma non ci frega niente di Vettel, sinceramente. Che sta là dietro. Con l'Alfa Romeo poi Vettel. Ok, ci riprova nuovamente. E grande qui, grande sorpasso. Ce l'ha fatta finalmente Gasly a sorpassare Hamilton. Finalmente, ragazzi. Bloccaggio in pista? Bloccaggio di Duan, intanto. Situazione di gomme. Situazione di gomme, ragazzi, è questa. Tanto adesso, tra poco, ragazzi, c'è la finestra per il box di del nostro Ocon. Ocon adesso anticipa tutti perché ha gomme rosse. Mentre, come vedi, il nostro Gasly purtroppo gomma abbastanza bene. La Mercedes conquista una posizione. Ma devo dire che Russell sta meglio di noi con le gomme. Ci riprova col DRS. Ci riprova Gasly. Ci riprova Gasly. Grande Pierre. Grande Pierre. Anche se tiene. Tiene. Rimettiamo standard. Rimettiamo standard. Una posizione guadagnata per l'Alfa Tauri. È Alfa Tauri che va a guadagnare la posizione andando a raffreddare un po' le gomme. Adesso dovremmo entrare. Il prossimo giro entriamo con Ocon, ragazzi. Prossimo giro entriamo con Ocon. Ok, opzione box, ragazzi. Gomma hard nuova e finiamo la gara con questa. Al 100%. Forza, forza Esteban Ocon. Anticipiamo molto la strategia. Ovviamente non è che anticipiamo. Tentiamo di fare un undercut, se ci riusciamo. Box. Spingiamo tutto sulle gomme. Vai, attacco. Qua, equilibrato, attacco. Attacco con le gomme, ragazzi. Intanto siamo al 40%. Ultimo giro con queste gomme rosse. E guardate Ocon che va a guadagnare la posizione su Gasly. Addirittura stanno lottando i due. Guardate, guardate come va. Guardate come va con la gomma rossa. Ocon si prende la posizione sul suo compagno di squadra, Pierre Gasly. Non ci sta Gasly, ma alla fine passa Ocon. Passa Ocon, signori. Passa Ocon. Passa Esteban, che adesso va addirittura. Probabilmente è una pista in cui non c'è tanta differenza tra hard e media come prestazioni. Infatti, no, no, no. Non credo, Kunta, lo sai.
ma la rossa è veramente fenomenale. Gomma rossa per S box. Per S box ci va pure Ocon e box. Ocon e box. Ocon e box. Come sapete, Ocon e box, come detto. Come mai Ocon con le soft? Famo due soste? No, no, Adri, una sola. Con le hard arrivo fino alla fine. Aveva le soft nuove, Adri. Ho fatto tutti i calcoli. Aveva un treno di soft nuove perché non ha fatto la Q3. Quindi abbiamo anticipato e abbiamo fatto benissimo, secondo me. Aspettate qua, mettiamo standard. Perez, ma che gomma aveva? Perez ce l'aveva rossi come noi, credo. Se no Perez fa due soste. Non lo so che gomma aveva Perez, sono sincero. Tanto Gasly rimane attaccato. Intanto Hamilton ha fatto giro veloce, eh. Andiamo un po' più veloci noi. Ocon, ragazzi, deve rimanere con queste gomme fino a fine gara. E ci abbiamo pure un bel margine. Ocon può fare veramente bene. Ocon, ragazzi, torniamo qua. State box Russell e Norris. Dove sta? Ultimo giro. Ok. Leader. L'Alfa Tauri passa avanti. Ocon sorpassa Russell. Ocon sorpassa Russell. Ragazzi, Ocon ha sorpassato Russell. Una posizione conquistata. No, Russell risorpassa Ocon. Se la giocano. Russell ha risposto subito alla mia strategia, purtroppo. Ancora Ocon, ragazzi, sorpassa Russell nuovamente. Che gomma ha messo Russell? Ragazzi, Russell ha messo come noi, gomme hard. Sì, guardate. Gomme hard. Ingresso finestro di sosta per il nostro Pierre Gasly. Ha messo gomme hard. Sta a 5 decimi. Speriamo di avere più ritmo di Russell, ragazzi. Se Ocon ha più ritmo di Russell, sarebbe tanta roba. Intanto Gasly prova. Prova Gasly su Hamilton. E lo sorpassa. Grande Pierre. Grande Pierre. Adesso attacchiamo tra un po', con le gomme. Adesso attacchiamo con le gomme, non vi preoccupate. Andranno avanti a sorpassarsi per il resto della gara Ocon e Russell. Vedremo. Non è detto, se riusciamo a prendergli il ritmo non è detto. Non so se c'ha ritmo Ocon, purtroppo. Ecco Russell, c'hai ragione. Russell li sorpassa. Tanto bene anche... Insomma, ce la stiamo giocando con le Mercedes, raga. Ce la stiamo giocando con le Mercedes. Una posizione. Sto DRS è micidiale. DRS è micidiale. L'avevano sistemato un pochino, eh. Ah, raga, io attacco con le gomme, vai. Attacco un po' con le gomme e faccio al massimo qua. Non mi frega niente. Vai, proviamo a fare sta cosa. Attacchiamo. Dopo possiamo assolutamente fare una strategia di aggressiva con le gomme hard di Gasly. Ve lo dico, eh. Tanto ci prova Pierre. Ci prova Pierre, signori. Ho paura che dopo, siccome ha le gomme hard a Hamilton, dopo, ragazzi, Hamilton andrà con le medie. Tanto sorpasso fallito di Ocon a Russell. Ci sta provando Pierre, ci sta provando, ma Hamilton, ragazzi, tiene botta. Non c'è molta differenza tra hard e medie, ci avete ragione. Secondo me. Boh, vabbè, andiamo avanti un po' più veloci.
Qua ce la dovremmo fare. Grande sorpasso qua, grande sorpasso. Grande sorpasso di Gasly su Hamilton. Grande sorpasso. Una posizione guadagnata per l'Alfa Tauri. Ottimo. Optimus. Ok, adesso dovremmo fare la prossima. Facciamo il pit e box. Vediamo. Dovrebbe essere ottimale questa. Vai. Opzioni. Vai. Mettiamo hard e finiamo la gara con le hard. Box, 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 box. Questo giro per Gasly. Spingiamo sto giro. Non facciamoci sorpassare da Hamilton. Che lui avrà gomme fresche medie, dopo. Attenzione, sì, quasi sicuro. Per finire la gara, quasi sicuro. Nuovo giro veloce. Nuovo giro veloce per Ocon, che sorpassa Russell. Grande Ocon, nuovo giro veloce, ragazzi. Per Esteban. Bene Esteban, grande ritmo di Esteban, che sta recuperando Alonso. Che ha gomma usata, però. Molto bene Esteban. E intanto però è stato sorpassato Gasly nuovamente da Hamilton. E qua ragazzi rimettiamo equilibrata. Teniamoci un po' di motore per dopo e vediamo che succede. Ah, fino adesso gara pulita. Posizione persa nuovamente da Ocon con Russell. La Mercedes ha sorpassato. Vediamo un po'. Gasly è box. Gasly è box. Abbastanza veloce, 2,5 dai, nella media. Gasly esce, ragazzi, dovrebbe uscire ottavo. Gasly, anzi nono, dietro ad Alonso, davanti a Russell. Aggressiva la gomma. Eccoli che arrivano, prepotenti. Guardate ragazzi, arrivano sia Ocon che Russell. Grande, grande qua. Gomma fredda. E Gasly tenta di andarsene con gomma fredda. Ma il DRS è potentissimo. No, Russell sorpassa Gasly, ragazzi. Russell sorpassa Gasly, purtroppo. Maledetto Russell. Una posizione conquistata dalla Mercedes. Russell, ragazzi, oggi le Mercedes sono indemoniate. Le Mercedes sono indemoniate, raga. Tanto, ragazzi, Gasly ci sta provando su Russell col DRS. Va Pierre. Mamma mia, con prepotenza, Pierre Gasly. Prepotenza assoluta. E va di motore, ci prova. Guardate ragazzi, questo DRS quanto è potente. È grandissimo qui il sorpasso di Pierre Gasly, di potenza, ragazzi. Di potenza. Gasly attaccato ad Alonso adesso. Ci prendiamo anche il DRS di Alonso, vai. Importantissimo che siamo attaccati al DRS di Alonso. Alonso ovviamente è da sorpassare subito perché... No! Ha bloccato le gomme. No ragazzi, Gasly ha bloccato le gomme. Ha fatto un bloccaggio. No. No, punta, non hai capito. Ho messo proprio strategia che possiamo metterla sempre aggressiva. No, punta. Ragazzi, vi spiego. Ho messo... Dovete vedere quello che faccio. La strategia ho messo aggressiva. Capito? No, non c'entra niente. Non c'entra niente che siamo usciti. Mi dovete dar retta. Ascoltatemi. Ma non erano fredde. Ha fatto un giro così, non erano fredde. Porca troia, porca. Ora dobbiamo andare su Ocon. No, ragazzi, non avete capito. Ah, no. No, ragazzi, ho fatto strategia
Allora, le gomme fredde, sinceramente, non erano freddissime. Ho fatto strategia aggressiva. È nella strategia tenere questo gomme, questo treno di gomme così. Poi certo, un po' fredde potevano essere effettivamente, però l'errore l'ha fatto Gasly, come al solito. È quello il problema. Tanto Ocon prova a sorpassare Alonso, che si è messo in mezzo. È il secondo GP, sì sì, è il secondo GP che fa la cazzata. Gasly, ragazzi, non so che cos'ha. Non so che cos'ha Gasly, raga. Adesso quando lo recuperiamo? Quando recuperiamo qua? Possibile. Ma guarda se riesce Ocon, guardate Ocon se riesce, ragazzi. Oh, che sola, porca puttana. Che rosicate, però. Sempre un altro GP fatto male da Gasly, che sta là dietro. Dai. Ma guarda pure Ocon, ragazzi. Non riesce a superare. Cioè, Ocon non riesce a superare Alonso, che c'ha gomme fredde, gomme usate. Non è possibile! Sì, sì, sempre lui è andato fuori, sì, sì. Esatto, è investito con il rientrare. No, 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 non ti sbaglio, punta, è andata così, è andata. Sì, però a me queste cose mi stanno a far rosicare, ragazzi, sono sincero. Guarda se lo sorpassa! Guarda se lo sorpassa! Ma dai, Ocon! Ma che cazzo di pilota di merda mi sono preso, Ocon? Dagli un po' di motore Ocon, se ho capito, ragazzi. Io posso dare motore, ma questa è una pippa. Ma una pippa, con gomma nuova. È una pippa assurda. Vediamo un po' le gomme. Io mi incazzo, mi sto incazzando. Alonso, 58%. Già quel porco. Come fai a non incazzarti? Come fai a non incazzarti? Vabbè che c'è il DRS di Russell davanti. Ma Russell se ne sta andando, ragazzi. Guarda quel porco se lo sorpassa, eh. Sei un porco. Maiale sei. Ocon, ti caccio. Sorpassalo. Sta recuperando Gasly, ragazzi. Sta recuperando Gasly. Ti caccio. Sono sorpassi, ti caccio. No, vabbè, raga. Vabbè, raga. Ocon è veramente allucinante. È allucinogeno come pilota. Questo si fa gli acidi prima di andare in pista. È box science, intanto. No, vabbè, raga. Vabbè, raga. A posto così, ragazzi. Sta bene così. No saving required. Non ci credo, ce l'ha fatta forse. Forse ce l'ha fatta. Guarda, non riesce, non riesce. Non riesce. Con quella pippa di Alonso. Ma siamo nettamente più forti dell'Alpine, su. Ce l'abbiamo fatta. Dai anche un po' di gomme e poi un calcio nel culo, esatto. Più un calcio nel culo, sì, gliel'ho data un po' di gomme, gliel'ho data. Una posizione guadagnata per l'Alfa Tauri. Ok, Ocon si sta avvicinando a Russell, dai. Che fatica, ragazzi. Che fatica, che fatica. Che fatica. Diventiamo equilibrata, va. Si è svegliato con. Ha sorpassato Russell. Si è svegliato con, ragazzi. Non ci credo. Non ci credo. Si è svegliato con. Ma voi mi state pigliando. Andò per il culo. Esatto. Scusa. Mi state pigliando per il culo. Non si agiti, non si agiti.
paura. No, esatto, io sono uguale. Esatto, uguale. Grazie dei 125 bittini, punta, grazie di cuore, caro. Mi state piando per il culo. Mi state piando per il culo. Intanto, ragazzi, abbiamo preso la posizione su Hamilton. Ma il problema è che Hamilton, ragazzi, non abbiamo visto sta cosa, che è fondamentale. Intanto siamo attaccati a Bottas. Siamo attaccati a Bottas. Siamo attaccati a Bottas. Scusate, scusate. Grande Gunta. È uguale, sono uguale quando mi incazzo. Ragazzi, Hamilton ha gomma. Allora, Hamilton ha gomma media, lo sapevo. Questo sarà un problema, Hamilton, già ve lo dico. Stessa cosa Sainz. Ora Leclerc e Perez. Mazzunoda e Bottas devono ancora fare pit. Aspettate. Intanto Bottas è andato. Bottas è andato. Attenzione, attenzione a Russell. Attenzione a Russell, malefico. No, malefico Russell. Tanto Gasly attaccato ad Hamilton. Attenzione Gasly. No, Russell sorpassa. Doppio sorpasso di Russell su uno Tsunoda completamente a lacco, che sta nel limbo di merda. No, Ocon però deve essere più aggressivo, ragazzi. Ocon non mi può fare un gran premio del genere, Ocon. E intanto Hamilton, ragazzi, Hamilton micidiale. Testa coda, settore 2. Che è successo? Bandiera gialla, testa coda. Qualcuno si è girato. Verstappen! Si è girato Verstappen! Ragazzi, si è girato Verstappen! Attenzione! Russell se ne sta andando! Non ci credo! No, ragazzi, le Mercedes ci stanno mettendo in difficoltà, non ci credo! Che cazzo fa Ocon? Ocon, ti sei fatto fregare da... No! Che pippa Ocon, ragazzi! Che pippa Ocon! Uno dei peggiori piloti che potevo prendere! Ocon! Una pippa assurda col sugo proprio! Oh! Malefico! Malefico con... Tenta di sorpassare Hamilton. Ottimo lavoro, ce l'ha fatta, va. Meno male. Siamo quinti con Ocon al momento. Ma ci stavamo giocando la quarta posizione. Intanto se n'è andato Russell, un secondo e tre. Ragazzi, io faccio un po' di aggressivo qua. Use the pace now. Gasly, regà, sta lì, attaccato ad Hamilton, ma... C'ha quel cazzo di Tsunoda là pure lui. This is good, come on. Cioè pure Gasly, ragazzi, non riesce a superare Tsunoda con gomma usata, oh. Mannaggia. Questa poi è una di quelle gare dove si può sorpassare facilmente. Vabbè, lasciamo stare. Se no mi innervosisco, lasciamo stare. Che poi mi viene da grattare. L'orticaria mi viene. Cazzo. Come si fa? Tanto Perez, Sainz e Leclerc sono andati. Già ve lo dico. Vabbè, andiamo un po' più veloci, dai. Se non finiamo più, siamo... poco più di metà gara. Ma raga, Gasly che non sorpassa settore 2. Qualcuno ha allargato la traiettoria. Alonso ha allargato la traiettoria. Intanto. Una posizione guadagnata per l'Alfa Tauri. Gasly ce la fa a sorpassare Tsunoda. Finalmente. No, si fa risorpassare da Tsunoda.
No, mannaggia Gasly, mannaggia. Oh. La Mercedes ha sorpassato. Niente, è andato pure Hamilton, ci ha sorpassato con. No, ragazzi, Mercedes superiori oggi. Purtroppo Mercedes superiori oggi, ragazzi. Devo ammetterlo. Devo ammettere Mercedes superiore. Intanto qua faccio standard, faccio raffreddare un po' le gomme di Gasly. Faccio anche raffreddare un po' le gomme di Ocon. Poi dopo gli diamo ancora un'altra botta. Occhio al motore Ocon. Eh? Occhio al motore, sì. Non ti preoccupare, Kunta, già fatto. Settore 3. Che succede? Chi è che è andato largo? Schumacher, non ce ne frega niente. Malefico. Russell è riuscito a prendersi quel distacco di 1,8. Non sarà facile. Lì davanti abbiamo un Aston Martin. Potrebbe essere coniugio. Primo doppiato. Ovviamente ci deve lasciare la strada libera il nostro bravo coniugio. C'è anche Mick Schumacher. Le due Aston Martin stanno qua, da doppiare. Intanto è arrivato Verstappen, attaccato a Gasly. No, raga. Verstappen sorpassa Gasly, ragazzi. Aveva fatto pure il testa coda Verstappen. Testa pera, direi. Il nostro Gasly, però. Male, ragazzi. Male oggi. Male. E Verstappen attaccato ad Ocon. No, raga. Verstappen attaccato ad Ocon. Non ci credo che perdiamo ste posizioni, no, i punti. Non ci credo. No, Gasly non ha ritmo. Settore 1. Bandiera gialla. Verstappen! Testa coda di Verstappen! Stava spingendo troppo. Sì, Verstappen, sì, è andato dietro. Sì. Scusate per Verstappen, però sì. Gasly ha perso il treno di Ocon ed Hamilton. Verstappen potrebbe recuperare, ma ha fatto un altro testa coda. Oggi Verstappen due testa coda ha fatto. Male Verstappen. Bene però il suo compagno di squadra Perez, che è primo, con Sainz e Leclerc. Poi Russell e Hamilton, il nostro Ocon, ma... Ragazzi, Ocon non riesce a tenere il ritmo di Hamilton. Ricordo Hamilton, ragazzi, gomma media. Russell sta facendo una gara strepitosa con gomma hard. Migliore la Mercedes, più ritmo, non so che dirvi. Guardate, non riusciamo a superare Hamilton. Non riusciamo a superare Hamilton. Adesso sì, forse. Mancano ancora 20 giri, raga. 20 giri. La gara è ancora molto lunga. Può succedere di tutto. Può succedere di tutto. Ragazzi, qui possiamo anche mettere aggressivo. Mettiamo un po' aggressivo pure il nostro Ocon. Con la gomma. Diamo un po' di gomma ad Ocon, vediamo. Una posizione conquistata dalla Mercedes. Hamilton c'è, purtroppo. Davanti servirebbe qualcosa che fanno qualche danno davanti, ma davanti, ragazzi, le posizioni mi sembrano quelle. Perez sorpassato da Sainz, attenzione. Sainz si prende la testa della gara. Con Perez attaccato e dietro distaccato Leclerc a 2 secondi. Stato lì davanti Sainz. Attenzione, Ocon supera Hamilton. Bandiera gialla. Che è successo? Era forse un bloccaggio. Bottas. Bloccaggio di Bottas. Va bene. Per la classifica dietro Bottas. Ocon risorpassato da Hamilton.
La Mercedes conquista una posizione. È difficilissima sta gara per noi. Arrivare quinti sarebbe già una bella vittoria, soprattutto per Ocon, che è partito decimo, ve lo ricordo. Ocon, se arriva quinto, partito decimo, sarebbe veramente una gran cosa. Però è difficile proprio, le macchine, ragazzi, le stanno veramente pompando, anche l'intelligenza artificiale sta pompando le loro macchine. Cioè le stanno facendo veramente bene, le stanno migliorando nettamente, fanno bei update. Questa è un po' la patch, l'ultima patch che c'è stata. Effettivamente si vede, si nota la differenza. Macchine, anche le AI, delle macchine intelligenti, forti, non fanno cavolate su... sugli assetti, sulle strategie soprattutto, più che gli assetti. È difficile. Vabbè, ci proviamo. Ci proviamo. Intanto rimaniamo attaccati con Ocon. Gasly si dovrà difendere da Verstappen, ma tanto, ragazzi, i primi sei prendono i punti, ve lo ricordo. Solamente i primi sei. Non i primi dieci. Ci prova Esteban, ci prova Esteban, niente. Hamilton gli mette la porta, gli sbatte la porta in faccia. Intanto Hamilton sta guadagnando su Russell, attenzione. 1 e 3. Siamo a 1 e 3 da Russell. Possiamo giocarci la quarta posizione se arriviamo con Hamilton, secondo me. Allora qua io direi di fare medio, standard, ancora standard. No! No, ragazzi, incidente! No, raga, ha fatto l'incidente Gasly, ragazzi. Non ci credo. La Haas ci è venuta addosso. No, ragazzi, la Haas ci è venuta addosso. Succede di tutto in pista. Box. Opzioni box, ragazzi. Allora, possiamo mettere una gomma media nuova, una gomma rossa 92%, sì, rossa. Però il problema è... No, ragazzi. Il problema è che abbiamo l'alettone posteriore... Ma sono esplosi, ma che sfiga! Sì, Adri. Box questo giro, ma abbiamo l'alettone posteriore danneggiato. Box. No, lievi. Però le gomme purtroppo sono andate. Box per Gasly, ragazzi. Duan, la merda, ha preso penalità. Intanto andiamo su Ocon, va. Ho cambiato le gomme, ho messo le rosse, ragazzi, che devo fare? Peccato. Gasly sfortunato. Per colpa di un altro pilota. Gasly sfortunatissimo. Ok, usciamo davanti a Tsunoda. No, usciamo dietro a Tsunoda addirittura. Una posizione guadagnata. Tanto Ocon sorpassa Hamilton. Sembrerebbe un bloccaggio. Bloccaggio di Verstappen. Ragazzi, Verstappen sta facendo i danni pure lui. Ho messo a letto. Kunta. L'AS di Duan è andato addosso al nostro Gasly. Allora, andiamo qua, ragazzi. Facciamo aggressivo con le gomme. Gasly, ragazzi, adesso sta attaccato a Bottas. Possiamo arrivarci a Bottas. Ora puntiamo su Ocon, però ragazzi, dodicesimo Gasly, brutta gara. Brutta gara, sfortunata. Gasly non è il suo periodo per Gasly, non è il periodo. Mo 22 secondi da Russell e voglia remare. Sì, infatti, è impossibile, Adri. Purtroppo è impossibile. Qua Ocon, ragazzi, non ha ritmo, purtroppo.
Potremmo dare un po' al massimo, vediamo un po' se ce la facciamo. L'Alfa Tauri passa avanti. Gasly sorpassa Bottas, intanto Gasly undicesimo. Due secondi da Tsunoda. Nuovo giro veloce per Gasly, ragazzi. Ha tolto il giro veloce davanti, intanto. Gasly si è preso il giro veloce. E ora Ocon deve andare a prendere Russell. Vediamo se ce la facciamo, ragazzi. Aveva il peperoncino nel tubo di scappamento. Non lo so, Gunta. 1,8 da Tsunoda. Tanto Gasly 1,8 da Tsunoda. Attenzione. Alonso lo possiamo andare a prendere, raga. Bravo Ocon, qui si è difeso molto bene da Hamilton. Molto bene. Mancano, ragazzi, mancano 10 giri. 10 giri importanti per Ocon. Però, ragazzi, Russell sta andando veramente bene. Non mi voglio portare sfiga, ma fino adesso Ocon ha fatto una gara pulita. Speriamo bene, che vi devo dire. Blocco ruote di un avversario, chi? C'è stato un bloccaggio, ragazzi? Bloccaggio di chi? Avversario ha allargato troppo la traiettoria? Bloccaggio di Albon. A me non interessano questi. Ma poi che merda, questo regolamento che dà punti che dà i punti ai primi sei. Esatto, Adri e Kunta. Purtroppo me l'hanno cambiato e non è colpa mia. Purtroppo sì. Intanto Gasly molto bene. Qua rimettiamo equilibrata. Ci teniamo gli ultimi giri. Andiamo un po' più veloci, va. Tanto Ocon riesce a tenere. Russell se n'è andato. 2 secondi, ragazzi. 2 secondi. Russell se n'è andato. Non riusciamo a tenere il ritmo di Russell. Russell imprendibile. Gasly sta tentando di rifare la sua gara, Gasly. Su Alonso e Tsunoda, vediamo un po' se li sorpassa tutte e due. Almeno arrivare nono. Ma brutta gara, brutta gara. Peccato quell'errore pure. Ocon sorpassato da Russell. Scusate, da Hamilton. Niente da fare. Sorpasso di Hamilton. Sorpasso di Hamilton. Conquista una posizione. Hamilton a ritmo adesso. Le prime due gare, ragazzi, non sono state molto belle. Le ultime due gare, scusate. Ah, ma pensavo che Russell avesse guadagnato 22 secondi su Ocon. No, no, Kunta. Sta 2 secondi e 2. No, i 22 secondi ce l'ha Gasly. Però Gasly non riesce manco a sorpassare Tsunoda, raga. Una posizione guadagnata per l'Alfa Tauri. Ocon sta spingendo, eh. Però Hamilton è osso duro, gomma media. Osso duro Hamilton. Gasly sorpassa Alonso intanto. Difficile, difficile. Mancano pochi giri, 4 giri credo alla fine, 5 giri. Difficile per Ocon. Tra un po' gli diamo tutto, eh. Mancano 4 giri, tra un po' gli diamo tutto. Anzi, diamo al massimo il motore, va. Settore 2. Che succede? Sembra ci sia un bloccaggio. Bloccaggio di Magnussen. Vabbè, non ce ne frega niente di Magnussen. L'Alfa Tauri passa avanti. Ocon adesso deve difendersi, ragazzi. Abbiamo sorpassato Hamilton. Ora ci dobbiamo difendere. Mancano 3 giri. Provo a recuperare un po' di Hertz con Ocon per attaccare l'ultimo giro. E come faccio? Se mi guadagno l'Hertz, ragazzi, è finita. È finita, Kunta.
Non riesco a prenderlo l'Hertz. Se no mi faccio sorpassare facilmente. Sarà difficile. Hamilton, ragazzi, c'ha gomma media, ve lo ricordo. Ve lo ricordo. Noi abbiamo gomma hard, anche usata, 47%. La Mercedes ha sorpassato. È difficile, quasi impossibile oggi. Però ci proviamo. Gasly intanto nono, come vi dicevo. Gasly nono. A 6 secondi e mezzo da Norris. Gasly finirà nono. Ma hai DRS? Sì, sì, sì. Qualcuno finisce largo. Bottas, allarga la traiettoria Bottas. Intanto. Ah, dici comunque, raga, tanto manca un giro, aspettate, ve lo faccio vedere. Alonso ha allargato la traiettoria, intanto. No, qua... Qua ci proviamo, ragazzi, ci proviamo. All'ultimo giro ci proviamo. Però purtroppo mi ha chiuso la porta in faccia e mi ha fatto... Mi ha danneggiato. Verstappen! È arrivato anche Verstappen, raga. È arrivato pure Verstappen, mamma mia. Ma momenti... No, io ho paura che perdiamo la posizione. Ultimo giro per Perez, intanto. Ho paura pure di Verstappen, raga. Sono sincero. Ok, ultimo giro, ragazzi. Inizia adesso l'ultimo giro. Sta volando, ragazzi. Sta volando Hamilton. This is the last lap. Ok. Ultimo giro per Ocon. Vediamo un po' che riesce a fare Ocon. Questo è un momento importante. La faccio adesso. Dobbiamo fare adesso il sorpasso sull'esterno. Ci prova Ocon. Sull'esterno ci prova. Trazione migliore. No, ragazzi, è arrivato pure Verstappen. Non ci credo. Non ci credo. E tiene, tiene. Niente da fare. Intanto vince Perez. Secondo Leclerc e terzo Sainz. Non ci credo. Ci proviamo a tenere adesso. Ci proviamo a tenere. Proviamo a tenere dietro Hamilton. Ragazzi, siamo quinti. Siamo quinti. Ci proviamo alla fine. Stiamo tenendo le ultime curve. Ultime curve per Ocon. Ultime curve. Ocon. 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 Sì, quinto. Sì, 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 quinto. Sì, 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 quinto. Sesto Hamilton, settimo Verstappen. Dai, dai. Sì, sì. Avete visti? Li avete visti? Li avete visti? Sulle rive del fiume. Dai, dai, forza. I nani. È tornato con forza. Tornando di con qualcosa di buono ogni tanto lo fa. Esatto. È un nano con è altissimo, però è un nano per noi. Ma perché non hai messo gomma al massimo? Perché siamo al 40 e non ci ho pensato, punta. Però alla fine ce l'abbiamo fatta lo stesso. Effettivamente potevo metterla al massimo, c'hai ragione. Vabbè, Ocon, ragazzi, quinto ed è partito decimo, eh. E ci prendiamo anche dei punti importantissimi. Ora vi faccio vedere tutto. Attenzione, non è finito. Aspettate che ora vi faccio vedere tutto. Fermi tutti. Allora, Perez vince. Leclerc... secondo, terzo Sainz, quarto Russell, quinto Ocon che si prende due punti, Hamilton sesto, un punticino. Però purtroppo si prende 4 punti la Mercedes e 2 soli la nostra Alfa Tauri. Gasly purtroppo è arrivato nono per quell'incidente che non è colpa sua, anche ha fatto lui degli errori, un errore, ma poi due ne gli è andato addosso, quindi ha finito purtroppo nono la gara. Gasly con giro veloce, però con gomma rossa, giro veloce.
E quindi ragazzi, questo vediamo che Perez sorpassa Hamilton e Gasly sesto con 20 punti. Adesso è difficile qua il mondiale, Perez molto bravo. Poi vediamo che Ocon sale in nona posizione, sta qua con 6 punti. E costruttori siamo quarti a 26 punti. Quindi abbiamo 7 punti della Mercedes. Va bene Adri, alla prossima caro. Insomma ragazzi, siamo a 7 punti dalla Mercedes, ce la stiamo ancora giocando. Speriamo bene signori. Io intanto continuo. Si prendono un po' di XP sia Ocon che Gasly. Il nostro Lawson è rimasto a 69 là. Signori, ci prendiamo questi 3-6 sempre buoni. Molto buoni, muy buoni. Bell'Adri, buonanotte. Allora ragazzuoli, intanto aggiornamento completato, reparto scouting. Produzione del turno posteriore completata, va bene. Ok, signori, ieri ho visto una tua vecchia live di Train Life. C'è più giocato? Kunta, non ci ho più giocato perché ci avevo giocato un po' dopo rispetto a quella live, a quel video. Però non ci sono stati grossi miglioramenti. Grazie del like, Kunta. No, non ci sono stati miglioramenti e quindi non l'ho riportato e non l'ho giocato comunque. Va bene, amici cari, carissimi. Punta, io vi saluto, vi auguro buonanotte. 900 visualizzazioni, sì, non sono male, alcune cose non sono andate male con le visualizzazioni, devo dire. Qualche video interessante c'è ancora che va su YouTube, però gli ultimi video così. Allora, ragazzuoli, io direi di finire qua oggi. È stato un bel gran premio, sì, per Ocon, che tutto sommato mi ha fatto incazzare, ma poi mi ha fatto anche godere, perché quinto va bene. Siamo quarti come costruttori. La prossima settimana lo riporteremo, lo sapete. Ragazzi, io vi saluto, vi auguro una buonanotte. Ci vediamo, penso, domani per GTA Roleplay, ok? Buonanotte a tutti, raga. Buonanotte. Grazie, Kunta. Grazie a te, caro, che ci sei stato sempre. Grazie. Ciao.